Ok, ho preso una lunga pausa, però io sono tignoso, quindi ricomincio. Ok, sto studiando, non è venuta. E così si impara. Se no, che stavo. Ok. Esercizio 3 della. Questo è per tromba, io lo applico un'ottava sotto. Leggo come sta scritto perché sono abituato a leggere tromba. Altrimenti, se suonate il trombone, normalmente dovreste, per avere le stesse posizioni, le stesse note, dovreste scrivere tutto un tono sotto. Mettiamo la croma. Quando il gioco si fa duro per me. Pausa. Thank you.
Andiamoci di torno. Sempre note, sempre queste cose qua. Allora, facciamo un po' di esercizi diversi per prendere tempo. Allora, l'ho fatto anche un'altra volta, sono gli accordi. A che serve gli accordi? Se suonate jazz li dovete sapere, e quindi cominciamo da avere sotto la labbra e il braccio. Principalmente con la culisse di prendere questo mi. In velocità e beccando il punto esatto, perché andando in velocità magari non si becca, non si prende il punto esatto. Mentre io do il colpo lingua dovrei arrivare. Allora, se non do il colpo lingua si sente in questo momento. Adesso con la settima maggiore, do mi sol si sol mi do, mi sol si do, mi sol si do si sol mi do. Una posizione che mediamente sono un po' intonate tutte. Questo è un po' calante. Prende pure dal. Bemolle. Sì, però.
Settima minore con la mi minore senza la settima con la settima, quindi la settima minore. Minore.
Cercando la posizione più precisa. Allora. Visto che ho fatto fa, do e fa, facciamo la scala di do. Adesso, vabbè. Su questa scala dando priorità alle note dell'accordo. Esercizio che dovrei fare è fare un tono sopra e un semitono sotto la nota dell'accordo, quindi se do. Cioè tono sopra, un tono sopra, un semitono sotto in mezzo, oppure un tono sopra il tono e un tono sotto, o viceversa. L'importante è che sia intorno alla fondamentale, alla nota dell'accordo. Sul do. Fa.
Pulendo el trombón. Voilà. Adesso dovrebbe scivolare meglio. Sulla scala di Do, in modo che piano piano tutte queste cose vengano in tempo reale quando dovrò suonare improvvisando su questa scala, quindi già ce l'ho chiara tutte le note in mente senza che sbaglio l'armonico. Quello che ho in mente, due note, e mentre le suono, chiamarmi nel cervello La, Sol, Fa, Mi, Re. Penso Do, Mi, Fa, Mi, Re, Do, La, Si, Do, Re, Mi, Do, Sol, Do. In modo che so esattamente su che armonico sto, su che nota sto. Non che prendo una nota, un mi, in realtà è un la.
La bemolle. Mi bemolle. No. La bemolle. Mi bemolle. La bemolle basso. Mi bemolle. La bemolle. La bemolle basso. Mi bemolle. No, anzi, non è mi bemolle, porca puttana. Questo è mi bemolle. La bemolle. Creativo, io suono, studio in modo creativo, se no mi annoio, gli esercizi per la flessibilità li ho fatti, adesso questi esercizi sono mirati al fatto che dovrò suonare non leggendo la musica, ma improvvisando. Arrivederci.